Ciao a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video nella quale vi andrò a presentare una Bitcoin dashboard scritta con UPython Notebook. L'idea di questo video mi è venuta fondamentalmente guardando una rubrica di uno youtuber che seguo molto volentieri, che si chiama Tiziano Tridico e che naturalmente mi ha insegnato molte cose, e all'interno del suo CryptoMonday sostanzialmente cosa fa lui? Va a spulciare tutta una serie di siti web dove va a recuperare tutta una serie di informazioni al fine di poterci presentare un'analisi. E quindi mi sono chiesto, naturalmente, fare questa operazione da noi tutti i giorni comunque richiede una certa quantità di tempo, nonché la consapevolezza di sapere dove andarsi a prendere queste informazioni. E quindi mi sono chiesto perché non fare tutto in modo automatico con Python? E quindi ho creato un repository dedicato, mettendo insieme un po' di tutti gli strumenti che abbiamo visto fino a questo momento, fondamentalmente. Quindi, appunto, qui ho detto, per esempio, si va su TradingView per analisi tecnica, si va su Glassnode per l'on-chain analysis, poi c'è Fierce and Greed e poi tutta una serie di altri fonti. E quindi la dashboard, sostanzialmente, che vi andrò a presentare, cosa fa? Va a creare un grafico di analisi tecnica, qui ci sono alcuni indicatori che naturalmente si possono poi andare a personalizzare, quindi media 21 giorni, media 50, media 20, supporto e resistenze automatiche, poi RSI, ADX e indicatore dei volumi. Poi si va a vedere quali sono le Bitcoin performance, ho inserito un indicatore di correlazione con lo Standard & Poor's 500 e con l'oro, poi on-chain analysis, quindi sostanzialmente per il momento hash rate e exchange distribution, proprio perché questi dati sono quelli che sono messi a disposizione in modo gratuito, mentre altrimenti bisognerebbe pagare una subscription. Poi si va a vedere qual è il fear and greed verso il Bitcoin price, sempre qual è la volatilità del mercato dello Standard & Poor's verso il Bitcoin price, e poi ci sarà una sezione dedicata alla lettura delle news. E qui naturalmente vediamo alcuni screenshot che però vedremo aggiornati nel video, insomma, come segue. Quindi voglio fare tutto dall'inizio, in modo che sia anche più facile per voi andare a seguire il tutto. Naturalmente il requisito principale è di aver installato Python 3 sulla vostra macchina. Comunque ci sono già dei video dedicati a questo argomento. Quindi, prima cosa, andiamo a scaricare il codice sorgente. Quindi, aprite il vostro terminale. Ok. Non mi ha fatto il copia, lo rifacciamo, ok. E a questo punto sta clonando il codice. Si entrerà dentro la cartellina che ha appena creato, quindi Bitcoin Dashboard. A questo punto si va a creare quello che è l'ambiente virtuale. Oppure si può fare tranquillamente con Anaconda, anche per questo c'è un video dedicato, se vi andate a spulciare la mia libreria dei video. Ambiente virtuale creato, quindi adesso si andrà ad attivare l'ambiente virtuale. Bin Activate, vedete che è appena stato attivato. Aggiornamento del package manager. Perfetto. Ah, scusate, qua non avevo aggiornato la pagina perché avevo modificato che c'era un'incorrettezza. Infatti, l'aggiornamento del package manager è successivo all'attivazione dell'ambiente, ok? E a questo punto si può andare a installare lo UPython Notebook. Qui vi potrei anche creare uno script per rendervi questa operazione più facile, quindi magari ci penso tra qui e quando pubblico il video. Ok, lo UPython Notebook è stato installato, quindi basterà semplicemente scrivere UPython Notebook sul terminale e a questo punto aprirà l'interfaccia web. Ecco qui.
Quindi, prima di passare a questo, vi vorrei solo mostrare che per accedere ad alcune funzionalità, per scaricare alcuni dati, è necessario avere un API key di Glassnode. Per farlo, vi basterà semplicemente, in forma del tutto gratuita, creare un account e poi nella sezione API vi andrà a generare un API key. Io adesso questa ve la mostro, poi la andrò a rigenerare, infatti, in modo che, insomma, è ad uso personale. E dovrebbe offrire fino a 30 chiamate al giorno, che per il nostro utilizzo è più che sufficiente. Comunque, vi copiate questo codice, ok? E a questo punto si può entrare finalmente nella dashboard. Ecco qua, qui nel primo pannello si vanno a installare tutte le librerie necessarie per il funzionamento, quindi si avvia questa cella e adesso lui qua intanto lavora. E poi per quanto riguarda il codice che abbiamo appena scaricato, si va a incollare qui dentro. Intanto che installa vi faccio vedere, questa qui è la cella relativa a tutti i parametri. Quindi c'è la prima parte di asset, in questo caso può rimanere così, Bitcoin USD. Questa è la keyword per andarsi a scaricare le notizie, questo l'abbiamo appena detto. E poi c'è la start, ci sono due start date. Adesso qua sta andando avanti a installare, quindi mi abbassa la finestra del browser. Ci sono due start date. La prima praticamente è quella usata per il download dei dataset. Quindi in questo caso l'ho fatto a partire dal 2016. La seconda invece è quella relativa al disegno del plot del grafico di analisi tecnica e per andare a disegnare i supporti e le resistenze. Quindi è logico, questa data deve essere superiore o uguale alla precedente. E poi ci sono le altre due date che sono ricavate in automatico e appunto proprio perché si calcola da un intervallo fino ad oggi. Quindi una volta che questo è finito, adesso dovremmo aver finito di installare tutte le dipendenze richieste, si vanno a importare tutte le librerie e a questo punto si avviano i parametri così come sono stati impostati. Se voleste rendervi la vita più facile, potete andare qua in kernel e fare restart e run all, così lui praticamente cosa fa? Fa girare tutte le celle in automatico, quindi noi praticamente non dobbiamo fare niente e con un clic avremo a disposizione tutti i dati che ci interessano. Eccolo qua. Intanto che lui gira, possiamo cominciare a vedere quello di analisi tecnica. Quindi cos'è che abbiamo qua? Abbiamo sostanzialmente un grafico, in questo caso vedete che è dal 2020. Però se io mi vado a cambiare questo parametro e lo possiamo mettere dal 2021 e lo avvio, avremo una sorta di zoom dell'ultimo anno. E come potete vedere sono calcolati tutti i supporti, tutte le resistenze e si vede il prezzo rispetto alle varie medie mobili. Poi abbiamo l'indicatore dell'RSI che sta sfiorando comunque una zona di ipercomprato e poi quello di ADX, cioè appunto un indicatore del trend. A questo punto c'è la sezione relativa alle performance e alle correlazioni, quindi sì, questo indicatore cosa fa vedere? Fa vedere sostanzialmente com'è il prezzo rispetto a 365 giorni fa, com'è il prezzo rispetto a 180 giorni fa, com'è rispetto a 90 giorni fa, 21 giorni fa e 7 giorni fa. Proprio appunto per avere un'idea delle performance rispetto a finestre temporali diverse. Poi possiamo vedere com'è la correlazione rispetto, in questo caso, allo Standard & Poor's 500, quindi vediamo che negli ultimi 2 anni praticamente la correlazione è molto forte, quindi è superiore allo 0,75, qui sarà quasi 0,8-0,9. Nell'ultimo anno, se consideriamo una finestra di un anno, questa è abbastanza debole, ultimi 180 giorni ancora più debole, però poi vediamo che negli ultimi 90 giorni, negli ultimi 30 giorni, anche per
l'evoluzione della crisi in Russia, probabilmente questa correlazione appunto si è alzata. Quindi adesso diciamo abbiamo una connessione molto forte tra come sta evolvendo la situazione sul mercato, sull'indice azionario statunitense e appunto il prezzo del Bitcoin. Stessa cosa la vediamo relativa all'oro. In questo caso vediamo che la correlazione rispetto all'oro è inversa o comunque molto debole. Quindi vediamo che nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni in realtà la correlazione non era debole, comunque magari non del tutto trascurabile, poi una correlazione praticamente nulla, perché si tratta comunque di meno 0,25 e per poi essere debolmente decorrelata negli ultimi 90 giorni e poi tornare a essere nulla appunto negli ultimi 30 giorni. Poi qui si vanno a scaricare i dati dal Fear and Greed Index e si vanno a vedere come questi cambiano rispetto al prezzo. Quindi potete vedere, questo è interessante perché quando il Fear and Greed Index è compreso tra 10 e 20, possono essere delle ottime buy opportunity. Quindi voi immaginate di aver comprato in questi momenti qua e insomma sono delle ottime occasioni per poter fare profitto. Quindi stavo pensando anche che sarebbe interessante creare un bot automatico rispetto a questo indicatore. Viceversa, quando questo indicatore supera comunque la soglia del 70 potrebbe essere una buona occasione per andare a scaricare delle posizioni. Quindi voi immaginate di andare short in questi momenti. In questi momenti sono sempre delle occasioni per probabilmente fare profitto. E se vediamo comunque gli ultimi periodi, anche in questo caso, vedete, immaginate di aver comprato qui una parte, aver accumulato qui un'altra parte. Si sarebbero potuti fare dei profitti interessanti, naturalmente non l'ho fatto. E vabbè, qua vado a stampare semplicemente quelli che sono le indicazioni dell'ultimo giorno, dell'ultima settimana, dell'ultimo mese, sempre per avere una finestra temporale un po' di più ampio respiro. E poi ho fatto la stessa cosa rispetto all'indice di volatilità, quindi l'indicatore VIX. Questo è l'indice di volatilità del mercato azionario, per vedere un po' come si comporta Bitcoin. Qui avevamo comunque la crisi della pandemia Covid, dove c'era stato il crollo fino a 4.000 dollari più o meno. Però vedete che in quest'ultimo periodo il prezzo comunque è retto abbastanza bene rispetto come si dice, rispetto all'aumento della volatilità del mercato. E poi ecco qua, qui c'è un errore che vi vado a correggere perché è un aggiornamento che avevo fatto prima di registrare questo video. Vedete qua c'è la Glassnode Secret Key, l'ho chiamata così, invece prima era solo Secret Key. Ora ve lo modifico e come per magia dovrebbe andare. Ok, quindi qua vediamo com'è l'hash rate rispetto al prezzo di Bitcoin. Quindi vediamo un hash rate che continua a crescere insieme più o meno al trend di prezzo. Mentre questo grafico è un po' più interessante, fa vedere come è l'accumulo di Bitcoin degli exchange e come possiamo vedere che a partire da questa data, un po' praticamente dopo la ripresa della crisi, diciamo, della pandemia Covid, le posizioni degli exchange gradualmente stiano andando a affievolirsi in contrasto appunto con l'aumento del prezzo, che qui se lo vediamo da questa prospettiva è un aumento praticamente esponenziale. E poi si va a chiudere questa dashboard con le Bitcoin News. Qui non è nient'altro che
andare a chiamare una libreria di Google News dove gli passiamo la keyword di Bitcoin e questo ci andrà a scaricare le varie notizie. Quindi possiamo vedere questa notizia di 2 ore fa, quindi Bitcoin sono i nuovi record del 2022, capitalizzazione del mercato di 2 trilioni, così, e poi potete andare a approfondire cliccando sul link della notizia. E poi vabbè, ve ne presenta tutta una serie, adesso dovrebbero essere una ventina. Ecco qua, infatti, sono 20 notizie. Quindi con questo video io direi di aver finito. Qui sarebbe interessante chiedervi che altri indicatori vi piacerebbe vedere, proprio perché alla fine non costa molto aggiungere una nuova sezione e la cosa particolare è che ogni volta che si aggiunge una sezione nuova, poi con un click la si può rieseguire senza andare ogni volta appunto a effettuare una singola ricerca. Quindi sostanzialmente si hanno dati automatici e naturalmente più veloci e che ci possono permettere di estrarre molta più informazione rispetto a una ricerca manuale. Va bene, con questo ho finito, come sempre commentate qui nel video se questi contenuti vi sono piaciuti, proprio perché insomma per andare a scrivere questo codice adesso voi vedete solo la parte relativa alla dashboard, però in realtà ci sono tutte altre librerie che insomma hanno richiesto tempo per essere sviluppate. Grazie a tutti e ci vediamo nei prossimi video.